Buonasera, passo la parola direttamente, al direttore per l'appello, grazie. Lozzi, Alabiso, Ariano, Biondo, Candigliota, Carlone, Cerquoni, Ciancio, De Chiara, Di Egidio, Ferrauto, Giannone, Giuliano, Gugliotta, Guido, Gunnella, La Zazzera, Pompei, Principato, Rinaldi, Tosatti, Toti, Triputi, Vitrotti, Zitoli. Quattordici presenti, sei assenti giustificati, il consigliere Carlone, la consigliera Cerquoni, il consigliere Pompei, il consigliere Rinaldi, la consigliera Vitrotti e la consigliera Zitoli. Bene, passiamo all'ordine dei lavori. Al primo punto abbiamo la proposta di deliberazione per espressione di parere, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento del decentramento amministrativo, sulla proposta di iniziativa consigliare a firma dei consiglieri Figliomeni, Meloni, De Priamo, Mennuni e Mussolini, istituzione di uno o più cimiteri per animali d'affezione sul territorio di Roma Capitale. Relatore? Prego, consigliera. Sì, grazie Presidente, colleghi consiglieri, io mi spiace non ho fatto in tempo a prendere la copia della delibera, posso? Prego. Sì, grazie. Dunque, la tematica della quale trattiamo oggi e sulla quale ci è stato richiesto di esprimere un parere è una tematica molto sentita e proprio per questo noi abbiamo deciso, dopo una prima trattazione avvenuta in commissione in data 21 giugno, di sentire il primo firmatario del documento che appunto consta sia appunto di una deliberazione, diciamo di un atto di indirizzo, sia della vera e propria regolamentazione. Il consigliere capitolino Francesco Figliomeni è così intervenuto nella commissione del 28 giugno e ci ha specificato meglio sia, diciamo, il percorso di questo atto, sia quelle che ovviamente sono le finalità, sia la massima disponibilità a poter accogliere quelle che sarebbero emerse come osservazioni o comunque come suggerimenti. Nella seduta successiva, la commissione ha che è appunto avvenuta che si è tenuta il giorno 4 di luglio scorso, la Commissione ha deciso pertanto di non esprimere parere, quindi di astenersi per poter far emergere anche dalle trattazioni in sede, diciamo, superiore diciamo, una decisione, un parere complessivo, diciamo, di altra natura.
Quello che ci preme maggiormente evidenziare di questo atto è proprio la natura, cioè il sentimento nei confronti appunto degli animali d'affezione, che secondo il nostro punto di vista è emergente, che ha comunque dei valori sia non solo a livello, diciamo, appunto, a livello economico, come si può dedurre anche da tutto un mercato che per gli animali d'affezione, insomma, si sviluppa quando appunto i nostri vicini, insomma i piccoli di casa, diciamo così, sono in vita, sì, ovviamente per quelle che sono il fine vita anche di questi nostri compagni, insomma, della quotidianità. Pertanto il fatto di aver scontato anche un parere negativo da parte della ragioneria ha comunque in qualche modo fatto emergere gli ulteriori dubbi sul fatto che magari la parte anche economica potesse essere una parte rilevante nella valutazione del complesso di quella che è la regolamentazione che si dovrebbe unire a determinata tipologia di materia. Ripeto, è per noi sicuramente un argomento che necessitava un approfondimento, abbiamo cercato di approfondirlo e sicuramente su questo tema, come sulla tutela del benessere degli animali, ci attendiamo che Roma Capitale si esprima in una maniera compiuta. Nel corso della trattazione abbiamo anche potuto ovviamente rilevare ed approfondire quello che è stato un ordine del giorno collegato ad una seduta del 20 giugno dell'Assemblea Capitolina, nella quale proprio su questa specifica tematica, quindi sull'istituzione di uno o più cimiteri per animali d'affezione sul territorio di Roma Capitale, l'Assemblea Capitolina ha impegnato il sindaco e la giunta sia a porre in essere quanto necessario per individuare un'area sul territorio di Roma Capitale adatta alla tempestiva realizzazione di un cimitero di animali d'affezione, principalmente in zone limitrofe ai cimiteri esistenti e compatibilmente agli strumenti urbanistici del piano generale regolatore generale, sia a prevedere la collaborazione a titolo volontario e gratuito di associazioni che si occupano di tutela degli animali al fine di monitorare la qualità dei servizi resi nell'ambito dei cimiteri per animali d'affezione. Ora, soprattutto sulla parte di indirizzo del primo punto di questo impegno, noi ci troviamo ampiamente in linea, quindi mi sento nel corso della trattazione ovviamente di recepire, di ascoltare con molto interesse i contributi degli altri colleghi e appunto rappresento nuovamente che in sede di commissione la commissione terza ha deciso di astenersi dal voto. Grazie. Grazie consigliera. Prima di avviare il dibattito nomino i scrutatori odierni. Guido Tripudi, Giuliano, grazie. Bene, interventi? Prego consigliere Guido. Grazie Presidente. Come gruppo 5 Stelle naturalmente siamo sensibili al tema della tutela animale, in questo caso per la tutela emotiva rispetto a chi con gli animali ci ha vissuto tutta una vita. Oggi parliamo infatti dei cimiteri per animali, è una proposta, come sapete, di origine comunale proveniente dal gruppo di Fratelli d'Italia. Come ha detto la Presidente Ariano, il primo firmatario è venuto in commissione e ci ha spiegato dal suo punto di vista com'è la situazione. Noi avevamo dei dubbi su alcune questioni specifiche dell'atto, cosa che abbiamo chiesto poi a lui, proprio perché siamo oltremodo interessati a questa tematica, altrimenti probabilmente non sarebbe neanche passata in commissione, invece è passata proprio perché è un punto di nostro interesse e che vorremmo sviluppare successivamente. Quello che per noi era dubbio era fondamentalmente il rapporto pubblico-privato. Quindi vorremmo capire effettivamente, come la stessa Presidente Ariano ha poc'anzi detto, quale sia l'orientamento generale che c'è in Assemblea Capitolina a questo riguardo, perché noi vorremmo effettivamente spingere su questa tematica, siamo d'accordo su questa tematica,
però vorremmo avere anche tutte le informazioni a disposizione per poterci esprimere al meglio su questa tematica. È per questo che aspettiamo in questo senso un focus che noi abbiamo cercato di fare anche qua con lo stesso primo firmatario, ma in generale è un focus che necessita un'attenzione particolare dal punto di vista centrale, quindi dal Campidoglio, e vorremmo effettivamente capire qual è la loro direzione in questo senso. Fondamentalmente è fondamentale per noi cercare di tutelare e creare dei circoli emotivi importanti per le famiglie, perché gli animali sono parte della famiglia, affinché il loro ricordo possa essere anche di sollievo per chi li ha persi. Questo è il motivo per cui, fin dal regolamento del verde, inserimmo tra le nostre osservazioni, questo regolamento passò lo scorso anno più o meno, tra le osservazioni inserimmo, perché non era presente, inserimmo proprio una cosa specifica su un possibile cimitero per gli animali di origine pubblica. Attualmente ce ne sono moltissimi privati in tutta Roma, e i privati ci fanno anche un gran lucro, ci dobbiamo dire questo, che non è affatto illegale, anzi è un'attività d'impresa, quindi è assolutamente legittima, però dal punto di vista pubblico la storia secondo me deve essere un po' differente. Il comune deve certamente vigilare in questo senso, io farei attenzione, come detto, sull'aspetto di rapporto pubblico-privato, cioè chi gestisce, tramite la gestione, chi può entrare, chi può non entrare. Questi sono punti interrogativi che ancora abbiamo e sono domande che ancora ci facciamo. Questo però non toglie che il nostro indirizzo politico anche di programma vada nella direzione dell'istituzione di questi luoghi della memoria, in questo caso per gli animali, ma in funzione poi delle famiglie che hanno convissuto con loro per tutta una vita. Per adesso è tutto, io vorrei sentire anche il parere delle altre forze politiche, anche della mia stessa maggioranza in merito a questo aspetto, e ringrazio. Grazie a lei, consigliere. Altri interventi? Prego, consigliere Giuliano. Grazie Presidente. Effettivamente l'intervento politico su questo argomento è fondamentale. Ringrazio il modo in cui questa maggioranza si è posta su questo argomento, non in modo pretestuoso, ma cercando di analizzare il messaggio che ne derivava da questo parere e l'impostazione che, a quanto sembra, debba avere qualche risposta in più. E apprezzo questo modus operandi, perché diciamo che in altre occasioni avete dimostrato di poter comunque ragionare a prescindere per il bene e l'indirizzo del fine in cui appunto si discuteva. E questo anche questa ne è la dimostrazione. La Presidente della Commissione ha anche chiamato il primo firmatario, questo significa appunto che c'era un interesse. Il primo firmatario, il consigliere Figliomeni, è venuto e ha argomentato, e quindi questo significa che c'è stato un confronto. Perché c'è stato un confronto? Perché ovviamente si sta su una stessa lunghezza d'onda, quindi il fine non è dire se, il fine è dire come, perché siamo d'accordo che ci debba essere uno spazio dedicato, come appunto per tutti quegli animali di affezione che vivono anni e anni in determinate famiglie e quindi che con loro, no, fanno un percorso di vita. Però dobbiamo capire come. Effettivamente il dubbio del pubblico-privato è un dubbio che assale, in quanto, come diceva il capogruppo prima, esistono delle situazioni private, quindi non è che noi non conosciamo questo mondo, ma andrebbe regolamentato. Quindi se l'amministrazione comunale deve
comunque sia, mettere in piedi una struttura pubblica deve tener conto di tanti aspetti, di tante sfumature che non può non perseguire, capire e affrontare. Ora mi auguro che io come esponente dei Fratelli d'Italia, è normale che sarò d'accordo, ma non perché l'abbia fatto uno dei Fratelli d'Italia o tutti hanno firmato, compresa la nostra Presidente Giorgia Meloni, perché invece è un argomento che, e chi mi conosce sa che non sono pretestuoso, perché è un argomento al quale insomma bisogna dare attenzione, bisogna dare supporto, bisogna dare un'indicazione politica. E quindi sono favorevole a prescindere. E essere favorevoli significa comunque dare un contributo. Ora, questo consiglio poteva anche trovare delle osservazioni, poteva anche fare delle osservazioni, però in commissione se ne è parlato e quindi che cosa è emerso? Che è vero che un parere che arriva in aula deve avere un parere positivo o negativo e quindi un'astensione forse rimane un po' così, no? Nell'oblio, ma è anche vero che il ragionamento serve comunque portarla in consiglio e parlarne, comunque dare un'opinione, comunque dare una indicazione precisa, perché c'è, quindi il consiglio è registrato e quindi si sa che c'è questa volontà, e dobbiamo chiedere ambedue, perché anche io chiederò la mia parte politica che l'ha proposta in Assemblea Capitolina, che in commissione di competenza e in Assemblea si trovi quella quadra, si trovino quelle migliorie che servono comunque ad dare una maggiore forza a questo risultato. Quindi io sono contento di questo passaggio e mi auguro che Fratelli d'Italia, la maggioranza, ma anche il Partito Democratico in Consiglio Comunale possa contribuire, perché la base mi sembra buona, molto buona. Poi quello che serve sono i vari riferimenti, le varie sfumature che rendono questo tipo di intervento, questo tipo di iniziativa ancora più gradevole e più giusta per quello che ci riguarda. Le associazioni, noi conosciamo un mondo di associazioni che stanno dietro a questo settore ed è normale che non dobbiamo fare lo sbaglio che per dare risposta a queste associazioni che sono animaliste e quindi non dobbiamo non tener conto di quello che invece è a monte l'indirizzo, cioè il fine, metterlo vicino ai nostri cimiteri. Sarebbe, se ci sia questa possibilità, sarebbe una cosa giusta, cioè per esempio la butto lì sulla Laurentina, ci potrebbe essere uno spazio già disponibile, quindi vicino al cimitero Laurentino ci potrebbe anche esserci questo appunto per gli animali d'affezione, perché comunque chi va, no? Va per i propri cari e per i propri animali che ha perso, quindi potrebbe essere anche un discorso di logistica importante, quindi che uno non, no, si trova un po' nella stessa zona per andare a fare un unico viaggio, fa ambedue i ricordi. Io mi auguro che Roma Capitale e quindi la maggioranza del 5 Stelle non ci sia rimasta male se Fratelli d'Italia in questo caso abbia spinto a questa direzione, a quest'atto. Perché non è che si può fare tutto contemporaneamente, quindi la collaborazione delle parti istituzionali, delle parti politiche serve a questo, quindi come capita in questo municipio che Fratelli d'Italia, no? Quando capita che deve comunque analizzare certe cose, le capisce e cerca di dare un contributo al fine che sul territorio possano arrivare delle risposte utili ai cittadini, non a noi ovviamente, mi auguro che questo sia il filone anche in Campidoglio. Quindi l'ha proposto Fratelli d'Italia, bene, è migliorabile sicuramente, insieme si può comunque arrivare a un risultato ed è la buona politica che comunque al prescindere dai colori possa dare un risultato che in una città come Roma dovrebbe avere già di suo, quindi dovremmo averci già pensato 20 anni fa una cosa del genere, ma ovviamente questo non è stato e mi auguro che la politica possa fare la differenza in questo caso, quindi al di là di chi, di come si possa mettere in piedi. Grazie. Grazie a lei, altri interventi? Prego, consigliere Toti.
In commissione abbiamo avuto un lungo confronto, costruttivo anche. Io, a differenza dei colleghi presenti in commissione, ho votato a favore, gli altri, presenti il PD e 5 Stelle, si sono astenuti, anche se c'era una disponibilità, voglio dire, l'ho sentito anche negli interventi che mi hanno preceduto, rispetto alla cosa, perché voglio dire, è davanti agli occhi di tutto, ormai è diffusissimo nei nostri quartieri, l'amore che ci lega agli animali d'affezione, che consideriamo quasi come persone che stanno e che vivono tutti i giorni insieme con noi. Perciò il pensare al dopo e pensare al cimitero per gli animali d'affezione è un discorso importante. Io dico di più, ecco, fino adesso ci hanno lavorato molto i privati, le associazioni animaliste che sono molto sensibili, hanno lavorato molto bene, io dico nella città di Roma, forse altri hanno lavorato peggio, però istituzioni pubbliche, però rispetto al, penso ai canili, rispetto al discorso pubblico e privato, io so da vecchio democristiano, io penso che lì dove funziona meglio il pubblico lasciamo il pubblico, dove funziona meglio il privato mettiamoci il privato, voglio dire, non ci deve essere, diciamo, conflitto fra le due realtà. Perciò, ecco, voglio dire, finora il pubblico e finora il privato, se c'è un pubblico che funziona insieme al privato, può lavorare, può essere anche soltanto pubblico, importante che dia risposte ai cittadini, che faccia ecco, come ho detto, risposte di qualità rispetto anche al problema del dopo, diciamo, rispetto agli animali d'affezione. Io direi di più, ecco, il discorso a cui noi dobbiamo essere proiettati è quello, io penso, di arrivare negli anni futuri anche a un cimitero per animali d'affezione in ogni municipio. Per adesso però lo sforzo deve esserci per trovare per le vie più giuste per dare una risposta per il dopo per gli animali d'affezione. Perciò d'accordissimo rispetto a questa delibera, anche se, come ho detto, i consiglieri mi hanno preceduto, hanno fatto dei distinguo rispetto alla delibera, però io penso che la base della delibera sia molto buona, e perciò io penso che se si è anche da correggere minimamente la cosa, si può fare benissimo in consiglio comunale. Io parlerò col mio consigliere Davide Bordoni, in modo che anche lui sensibilissimo rispetto a questo, anche se ci possono essere dei miglioramenti rispetto a questo. Grazie. Altri interventi? Non ci sono altri interventi, quindi passiamo alla fase della dichiarazione di voto. Dichiarazione di voto? Prego, consigliere. Grazie. Dichiaro, utilizzo la dichiarazione di voto per dire che, visto che ci sono anche il gruppo misto e il collega del PD, che comunque sia, io so che anche in altri municipi qualcosa è successo, mi sembra che nel primo o nel secondo sia stata approvata, o nel terzo, non mi ricordo, sia stata approvata questo parere, sia stato dato il parere positivo, ma lo dico a prescindere dal municipio, perché comunque lì la parte della sinistra, quindi il PD in particolare, ha dato un parere positivo a questo, quindi era solo per ricordarlo, so che perfettamente i consiglieri lo sanno, però era per dare anche un supporto maggiore a un certo tipo di votazione, quindi Fratelli d'Italia sarà favorevole. Non c'è parere, esatto. Quindi dobbiamo capire qual è. Sì, esatto. E lo dica, Presidente, qual è l'indicazione. Dobbiamo votare a favore del parere contrario o contrario al parere favorevole? In consiglio con un'astensione. Senza astensione, quindi, sì, esatto.
dovremmo un attimino evincere il parere. Se si evince che siamo tutti favorevoli, io sono contentissimo, ma non mi si evince questo, si evince una certa astensione, per cui come si evinciamo? Che si ferma lì l'atto. E quindi? E quindi non si vota. E quindi andiamo via? Ok, arrivederci, no, passiamo a tutti. Al secondo Altra punto. Per le cose, non, quindi vi ha evitato di votare al PD, invece avreste votato favorevole. No, io comunque, ecco, vorrei un attimino ascoltare anche altre dichiarazioni, okay, di voto. Va bene, va bene. Per avere la certezza. Fratelli d'Italia è favorevole anche se non c'è parere. Se non c'è, anche... ha un parere di parere positivo. Oh, adesso scivo. Può essere pure favorevole all'astensione. Altre dichiarazioni? Nulla. Sì, ah, prego, consigliere. Mi sono espresso, ma Presidente, lo ribadisco, senz'altro il parere favorevole di Forza Italia rispetto a questa delibera. Perciò sono d'accordo con il mio amico consigliere Fulvio Giuliano rispetto a questo e, come ho detto, ribadisco il voto favorevole. Al parere positivo. Voto favorevole, parere favorevole, diciamo. Ribadisco il parere favorevole. Altre dichiarazioni? Mi scusi Presidente, che non è una dichiarazione solo 5 secondi, ma prego. Se il gruppo, se il Consiglio, diciamo, cioè a maggioranza non, cioè non si esprime in quanto al parere che andava, diciamo, espresso in Commissione, rispetto a una positività oppure a una negatività. Sì. Nel caso dell'astensione, per esempio, si vota l'astensione oppure... Nel caso dell'astensione no. Cioè si capisce il Consiglio da che parte vuole andare e quindi in quel caso... Allora, se è un'astensione ovviamente non si vota e si ferma lì. Okay. Però i due consiglieri hanno espresso un parere favorevole a un'espressione favorevole, quindi in questo caso andiamo in votazione. Ok. Altre dichiarazioni. Okay. Comunque altre dichiarazioni ce ne io, sono? Sì, non ho capito se il collega Di Egidio avesse alzato la mano per esprimersi. Allora sì. Prego consigliera. Quindi io mi sto esprimendo sul parere favorevole. Esatto. Perfetto. Quindi il gruppo Movimento 5 Stelle in merito ad un parere favorevole in relazione a questa tematica, come già ampiamente argomentato in precedenza, quindi essendo ampiamente favorevole alla tematica, ma ritenendo fortemente necessari dei chiarimenti tecnici relativi proprio all'importanza e alla natura di determinate regolamentazioni, si asterrà in fase di espressione di parere favorevole. Grazie. Grazie. Altre dichiarazioni? Non ce ne sono? Non ho capito se... No, non ce ne sono. Allora, favorevoli, passiamo alla votazione ovviamente, favorevoli al parere favorevole. Noi abbiamo fatto il parere favorevole. Contrari al parere favorevole. Astenuti sul parere favorevole. Perfetto. Grazie. Con 2 favorevoli e 13 astenuti si intende non approvato. Grazie. Passiamo al secondo punto all'ordine dei lavori, proposta di, mi scusi consigliere, al secondo punto dell'ordine dei lavori, proposta di risoluzione avente ad oggetto richiesta di modifica della deliberazione di giunta capitolina numero 392 dell'8 dicembre 2013 per quanto concerne il confine tra i municipi settimo e ottavo di Roma Capitale. Relatore? Prego, consigliere Tosatti. Allora, signora Presidente, colleghi consiglieri, vi leggo questa proposta di risoluzione che ha per oggetto la richiesta di modifica della deliberazione di giunta capitolina 392 del 2013 per quanto concerne il confine tra i municipi settimo e ottavo di Roma.
Premesso che il Parco della Caffarella rappresenta lo scrigno archeologico e naturalistico del Parco regionale dell'Appia Antica, 110 ettari dei quali sono pubblici grazie all'esproprio effettuato dal Comune di Roma, il Parco della Caffarella è una porzione di territorio compreso all'interno dei municipi VII e Roma VIII. Visto che a seguito dell'accorpamento dei municipi, la Giunta Capitolina emise la deliberazione 392 d'8 novembre 2013, in cui si trovano tutti i riferimenti relativi alle delimitazioni territoriali dei vari municipi romani. Questa deliberazione a pagina 6 afferma testualmente: il confine fra i municipi VII e VIII, identificato con il collettore della Caffarella, trova la sua puntualizzazione tra il numero civico 27, vivaio Pianti a circa 30 metri dallo stesso, in corrispondenza del fiume Almone che qui sottopassa la via Appia Antica, e il civico 41. Fra i civici 27 e 41 di via Appia Antica intercorrono 105 metri che non appartengono a nessuno dei due municipi. Visto che inoltre all'interno del Parco della Caffarella tale confine risulta impossibile da individuare in quanto rappresentato da un collettore fognario interrato, considerato inoltre che il fiume Almone costituisce l'asse idrico principale del Parco regionale dei Castelli Romani e del Parco regionale dell'Appia Antica e attraversa tutto il Parco della Caffarella. Il fiume Almone ha assunto nei secoli passati una rilevante importanza mitologica, agricola, storica, industriale e militare. Il fiume Almone, gravemente inquinato nei decenni precedenti, ha ultimamente beneficiato di alcuni importanti interventi di riqualificazione, tra i quali la realizzazione del collettore fognario di quarto miglio e statuario, l'ampliamento del depuratore di Ciampino, interventi di rimozione dei rifiuti, eccetera. L'associazione di volontariato Comitato per il Parco della Caffarella, l'ente Parco dell'Appia Antica, l'ente Parco dei Castelli Romani, il 21 ottobre 2016 hanno sottoscritto il manifesto di intenti verso il contratto di fiume per l'Almone. Questo contratto di fiume è stato sottoscritto successivamente anche dai comuni di Rocca di Papa, Grotta Ferrata, Marino, Roma Capitale e i municipi VII e VIII di Roma Capitale e Acea Ato 2. Con nota 102.632 del 22 febbraio 2018, la direzione regionale competente ha riconosciuto come attivato il contratto di fiume per l'Almone. Il 18 marzo 2019, con un voto unanime, il Consiglio regionale ha sancito il contratto di fiume per l'Almone quale processo pilota della Regione Lazio. Confronti delibera regionale numero 123. Il fiume Almone rappresenta un confine naturale immediatamente individuabile. Tutto ciò premesso, considerato e visto in relazione all'importanza storico-artistico-naturalistica del Parco della Caffarella e del fiume Almone, il Consiglio del Municipio VII risolve di impegnare la Presidente e la Giunta del Municipio VII di Roma Capitale ad attivarsi presso la Sindaca e la Giunta Capitolina affinché sia operata la modifica della delibera di Giunta Capitolina 392 dell'8 dicembre 2013, pagina 6, per quanto concerne il confine tra i municipi VII e VIII di Roma Capitale. E il percorso del fiume Almone individui precisamente detto confine nel Parco della Caffarella tra via dell'Almone e via Consigliere, all'altezza. Mi scusi un attimo, volevo dire, signora, mi scusi, ma non è possibile riprendere. Mi deve scusare, ma è il regolamento. Grazie. Io ho terminato. Prego. Grazie. Altri interventi? Consigliere, vada al suo posto. Vuole intervenire? No. Prego, consigliere Ciancio. Grazie, Presidente. Non avevo visto in commissione questo atto importante per il territorio dell'ex nono, diventato poi con la delibera numero 11 del 2013 territorio settimo del nono e decimo. Ma io, qualche perplessità mi viene in merito al fatto del Parco della Caffarella che rientra nel Parco dell'Appio e quindi di per sé il confine materiale del municipio
si sovrappone poi a una competenza che è del tutto regionale nel parco. Però di fatto negli anni l'ex nono municipio ha deliberato tutto quello che c'era lì qua dell'Almone, compreso la vacchereccia. Giungono notizie dall'ottavo municipio che non è d'accordo su questa modifica di confine, proprio perché non risolverebbe bene la questione sulle competenze. Io onestamente devo dire, sia sul Casilino Rosso sia sulla Vaccarecce ci sono stati degli interventi forti, importanti, in cui il municipio nono al tempo ha speso dei quattrini, quindi è giusto che si definisca bene questo confine. È la sede naturale per tutti i confini, lo devo dire, è sempre meglio avere un fiume, una strada, una ferrovia, punti fiduciali certi, riconoscibili, fortemente caratterizzanti, però non so a che cosa serve dietro questo aspetto, questo atto. Il supremo interesse per le cose fatte bene mi induce a dire e a votare quest'atto, perché l'ho letto e ho riletto, e quindi io mi auguro che si possa arrivare, come dire, a una definizione puntuale di questo confine, dove è vero che allo stato attuale, leggendo la delibera già numero 11, tratto di collettore fognario. Non è facile definire dov'è il collettore fognario, proprio per questo penso che anche, no, mi sono interfacciato un po' con alcuni pezzi del comitato della Caffarella, che conoscono bene la materia e da anni tutelano e salvaguardano un pezzo di territorio importante. Noi dovremmo perlomeno fidarci a volte di quello che il territorio ci suggerisce, perché spesso sono innanzi a noi rispetto a quello che l'amministrazione e le amministrazioni riescono a fare, sono un passo più avanti rispetto a quello che noi vorremmo fare. Però allo stesso modo mi domando di verificare, magari in una commissione, quale spesa è stata fatta e da chi è stata fatta sulla Vaccareccia, 2 milioni di euro. E poi il Casilino Rosso spesi altri soldi, è naturalmente deliberato da parte del nostro municipio, quindi di per sé già noi avevamo una competenza su quel pezzo di territorio. Mi sbaglio? Non ci abbiamo mai avuto competenza. Però i soldi ugualmente, però senza. Cortesemente, non è un dibattito, consiglieri, grazie. Allora, consigliere, cioè, se abbiamo speso, io non penso che un municipio possa andare a spendere risorse se non c'è una competenza specifica. Ho premesso nelle premesse, ho detto che condivido l'atto, penso che il confine naturale sia meglio un fiume, una ferrovia, un'autostrada, piuttosto che un qualcosa che non emerge sul territorio. Però ho dei dubbi rispetto alla competenza prioritaria, che è quella dell'ente parco. Quindi naturalmente bisogna interfacciarsi con l'ente parco. Ciò non toglie che, come inizio e come indirizzo, nel risolve, non mi posso esimere nel dire che è ovvio, se la sindaca, la giunta capitolina si opera a modificare la delibera, dovrà trovare gli elementi congruenti sia con gli altri municipi sia con l'ente parco. E quindi nulla mi si oppone a votare quest'atto favorevolmente. Ripeto, quello che ho detto al tempo lo ridico, e sicuramente sarà oggetto di discussione tra di noi per verificare se le competenze, quindi al tempo nel 2010, 2011 e 2012, sono state supportate da una coerenza amministrativa, oppure era qualcun altro che stava spendendo i soldi, cioè poteva essere il dipartimento, poteva essere il comune addirittura, però da quello che ricordo mi sembra che le competenze erano di carattere municipale. E quindi io rivendico il fatto che già su quell'area il municipio ex nono aveva una supremazia, una priorità territoriale rispetto anche all'ottavo, perché se l'ottavo municipio avanza delle pretese rispetto
al territorio gli si può dire assolutamente, non diparte assolutamente quella porzione di territorio rispetto a un altro municipio, ma proprio per coerenza e linearità delle cose. Non ho nulla altro a dire, ascolto con piacere gli altri interventi rispetto a questo argomento che per noi è basilare, che proveniamo un po' da quei territori, quindi dovremmo tutelare ancora di più e valorizzare sempre meglio una parte di territorio che sicuramente può dare di più all'ex attuale settimo rispetto agli altri municipi che lambiscono, ma la parte edificata e omogenea del territorio non costeggia la parte del territorio che rivendicano. Grazie. Grazie. Altri interventi? Prego, consigliere Toti. Sì, il consigliere che mi ha preceduto viene anche lui dal nono municipio. Ex nono. Dall'ex nono municipio. Dall'ex nono municipio. E io ricordo che fui fra coloro che erano favorevolissimi a dare un confine naturale, certo, al nostro municipio, perché realmente lì il confine è stato sempre sul collettore. Allora, il confine sul collettore è un confine chiaramente indecifrabile, difficile da vedere. Noi avevamo confini certi perché avevamo le mura aureliane, avevamo la ferrovia che costeggia la Casilina, Porta Fuba, però la ferrovia di Porta Fuba, anche lì la ferrovia, sul lato invece praticamente ovest del municipio non avevamo un confine certo. Questo anche per gli interventi dei vigili, come è stato detto, anche per il discorso dei civici, che c'erano addirittura dei civici che sembravano essere dall'ottavo invece che del nove, veramente c'erano situazioni voglio dire anche difficili da considerare. Perciò il fatto che poi fossero stati spesi dei soldi per la Vaccareccia, 2 milioni di euro, e per Casalino Rosso, che voglio dire, viva Dio che sono stati fatti e sono stati trovati i soldi, e questo è un fatto importantissimo per i cittadini del nostro territorio, specialmente dell'ex 9, e anche per questo, ecco, voglio ricordare con l'impegno che ha avuto il Comitato per il Parco della Caffarella rispetto a questo. E voglio dire, io feci presente alla Presidente Fantino che quel territorio non apparteneva a noi, io lo feci presente, perché realmente non apparteneva a noi, perché se noi andiamo a collettore e riusciamo con fatica a tracciare, praticamente noi guadagneremmo un po' di territorio rispetto all'ottavo municipio nell'allargarsi fino al fiume Almune, e per questo c'è stata sempre la contrarietà rispetto a una variazione di confini da parte dell'ottavo. Fu bloccato perché l'ottavo municipio, allora undicesimo municipio, giusto? Undicesimo municipio si espresse sempre contrariamente, e poi non arrivammo in discussione proprio perché c'era a livello comunale, perché c'era la contrarietà piena dell'ex undicesimo municipio. Perciò il fatto che noi oggi con questa risoluzione andiamo a ribadire questa cosa, che per me certo non è importante come tante altre cose, però anche l'individuazione del confine, in modo che si sappia con precisione lì dove noi possiamo operare, possiamo intervenire anche come municipio in modo corretto rispetto forse al passato, che voglio dire abbiamo speso dei soldi. Io lo feci, come ho detto, presente anche la vecchia Presidente, che non era nostra responsabilità, perché non era nostro territorio. Perciò voglio dire, condivido questa risoluzione, speriamo che ci sia una disponibilità diversa rispetto al passato dall'ottavo municipio, perché ecco, si possa arrivare, che poi è una variazione minima, però da certezza di confine rispetto a quella parte del nostro territorio importantissima, perché c'è il Parco della Caffarella. Perciò senz'altro un voto favorevole da Forza Italia su questa risoluzione. Grazie consigliere Doti, altri interventi?
Non ci sono altri interventi, vuole fare l'intervento di chiusura, prego. Confine naturale il fiume Almone, ma non solo. L'Almone è l'asse idrico del Parco regionale dell'Appia Antica e lo attraversa ricevendo ancora le acque delle tante sorgenti presenti nell'area. Il fiume Almone però è anche un simbolo. Il fiume Almone, come voi tutti sapete, dalle parti del gasometro affluiva al Tevere, è il secondo affluente del Tevere nel comune di Roma e nell'antichità, già in epoca preromana, era il luogo in cui si facevano i culti all'Alma Mater e si celebrava il femminile sacro. È qualcosa che di questi tempi è ancora più importante da celebrare. E così come di questi tempi si è dimenticata la sacralità del femminile, nello stesso modo negli ultimi decenni il fiume Almone ha subito i suoi oltraggi, per cui adesso voi sapete che non sfocia più nel Tevere, non ha più, addirittura arriva al depuratore di Roma, perché è stato, cioè va in fogna, va nel collettore direttamente, quindi per questioni edilizie, urbanistiche eccetera, non esiste più ciò che già dagli antichi, da prima degli antichi romani, dalle popolazioni, si parla delle popolazioni provenienti da Troia addirittura, che litigavano con i latini per fare queste celebrazioni, per cui io penso che di questi tempi veramente sia importante. Sì, si faceva la Lavatio Matris Deum, no? Cioè la madre di Dio, quindi non solo un Dio padre, ma un Dio padre che ha una madre, è una cosa fantastica, veramente è un insegnamento. In qualsiasi modo noi possiamo evidenziare la presenza, l'esistenza del fiume Almone come confine naturale, come confine amministrativo, ma anche come simbolo di cultura, di civiltà, di rispetto, noi lo dobbiamo assolutamente fare, per cui ben venga il fiume Almone anche come confine naturale, e in questo io mi sento di riprendere gli intenti di un grande compianto scienziato e uomo di grande rigore etico e morale, che è stato il fondatore del comitato, Mario Legeb, prematuramente scomparso. Grazie. Bene, grazie. Passiamo alla fase delle dichiarazioni di voto. Prego, consigliere Giuliano. Allora, velocemente, Presidente, per dire che Fratelli d'Italia, dopo aver sentito quindi le varie disquisizioni, non ha dubbi che di appoggiare quest'atto, con la speranza che possa andare a buon fine, visto che anche quando tutti i satelliti, diciamo, erano allineati, e mi ha fatto ricordare prima la battuta il collega che mi ha preceduto, dicendo che nell'ex nono e nell'ex undicesimo c'erano due presidenti dello stesso partito, quindi di SEL, nonostante tutto sono stati pure in grado di non essere d'accordo, quindi per dire, non è automatica sta cosa, quindi speriamo che oggi noi poniamo la questione e chi di dovere all'altra parte la recepisca, per avere, no? Però dobbiamo sempre stare a incrociare le dita, perché come ripeto, sia la Fantino che Catarci, appartenenti allo stesso partito, sono stati contrari. Grazie, Fratelli d'Italia è favorevole. Grazie, altre dichiarazioni? Prego, consigliere Ciancio. Grazie Presidente, per dire del voto favorevole, ringrazio e naturalmente mi auguro che in commissione, anche se votiamo questa risoluzione, potremmo parlarne anche del restauro ambientale, invitando uno dei più grossi esperti, ha lasciato due libri importanti per il restauro e il recupero funzionale ed ambientale del Parco della Caffarella, che
Ranellucci ha regalato due libri al municipio che dovremmo senz'altro guardare e tratta esplicitamente questo argomento. Vi ricordo che nel Rinascimento la Caffarella e l'Almone veniva utilizzato quale lavanderia e quindi c'è una serie di immagini particolari che dovremmo secondo me guardare proprio per scoprire il passato di questa valle. Quindi era come la lavatrice di Roma, quindi tutti i cittadini romani si recavano al Parco della Caffarella per lavare con queste macchine un po' alla Leonardo da Vinci tutta la biancheria dei ristoranti, delle locande e così delle famiglie romane. Io voto questo atto convintamente sperando che si possa trovare una soluzione, lo diceva prima, due presidenti di municipio, Catarci e Fantino, non si sono trovati d'accordo sul ripristino di un confine naturale, però sull'aspetto della spesa, come diceva anche il collega che mi ha preceduto, aveva la supremazia anche del deliberare, perché tutti gli atti deliberativi che riguardano quel quadro e quella parte che noi contendiamo li ha sempre deliberato la giunta Fantino. Ecco, grazie, arrivederci. Grazie. Altre dichiarazioni di voto? Non ce ne sono? Prego, consigliere. Il Movimento 5 Stelle, proponente dell'atto, voterà a favore. Grazie. Passiamo alla votazione, se non ci sono altre dichiarazioni di voto. Bene, allora, favorevoli? Contrari? Astenuti. Con 14 favorevoli e un astenuto, l'atto si intende approvato. Passiamo al terzo punto all'ordine dei lavori, mozione avente ad oggetto, iniziativa, punti risparmio, attività commerciali. Prego, consigliera. Grazie Presidente. Allora, da dati della Confesercenti, la deregulation totale del commercio, voluta nel 2011 dal governo Monti, è stata un disastro per il settore. Non solo per i lavoratori, che si sono visti privare del riposo domenicale, ma anche per i negozi indipendenti, che a partire dal fattore lavoro non sono stati in grado di competere con le aperture 24 ore su 24, 7 giorni su 7, praticate dalla grande distribuzione. Dal 2012 ad oggi l'aumento di competizione ha portato alla cessazione di almeno 90.000 piccoli negozi e di circa 7 miliardi di euro di vendite travasate dai negozi alla grande distribuzione. Siamo di fronte ad una fase nella quale occorre confrontarsi con innovazioni tecnologiche che incidono pesantemente sull'organizzazione di impresa e il dirompente impatto delle vendite online. In quest'ultimo caso, gli operatori puri di e-commerce godono di vantaggi fiscali su promozioni e sottocosto che determinano condizioni di concorrenza sleale nei confronti di chi agisce invece con dei negozi fisici. Il potere di acquisto in Italia nel 2017 non è cresciuto. Abbiamo potuto comprare il 4,3% in meno di beni e servizi. Tra il 2010 e il 2017 i salari reali sono diminuiti in Italia, arrivando a meno 4,3%. Questo è il risultato degli ultimi anni di austerità fiscali, mancanza di investimenti, deregolamentazione del mercato del lavoro e distruzione di istituzioni che garantiscano una politica salariale solidaristica. Quindi, considerato che la legge della Regione Lazio del 18 novembre 1999, numero 33, che si riferisce alle vendite straordinarie, nell'articolo 49 ci parla delle vendite sotto costo, che comportano la vendita al pubblico di uno o più prodotti effettuata a un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto, naturalmente maggiorato dall'imposta sul valore aggiunto. È consentito effettuare la vendita sotto costo con riferimento alla seguente merce: prodotti alimentari freschi o deperibili, prodotti alimentari qualora manchino meno di 3 giorni alla data di scadenza o meno di 15 giorni alla data del termine minimo di conservazione, oppure
prodotti tipici delle festività tradizionali, qualora sia trascorsa la ricorrenza o la data della loro celebrazione. Mi scusi, consigliera, un secondo, cortesemente fuori dal perimetro, grazie. Occorre ricordare che i confini tra le vendite straordinarie stanno perdendo progressivamente di significato, in considerazione del fatto che l'evoluzione legislativa, per favorire la concorrenza, permette agli operatori del commercio di praticare liberamente sconti tutto l'anno, senza essere vincolati a periodi predefiniti e senza dover rispettare prezzi minimi o massimi. L'obiettivo di questa amministrazione, in particolare nel programma del Movimento 5 Stelle, è di aiutare a rilanciare l'attività dei piccoli commercianti. Nasce quindi l'idea dei punti risparmio, cioè creare una rete di piccole attività che si aiutino tra loro, tramite la vendita a prezzi fortemente scontati nell'ultima ora di apertura nel negozio o nelle ultime due ore in caso di negozi specifici. Questo permetterebbe il rilancio dei piccoli negozi rispetto alla grande distribuzione. La conoscenza di negozi che magari, non trovandosi in vie principali, potrebbero aumentare il flusso dei loro clienti, il potenziamento dei prodotti sfusi e il risparmio della benzina, in quanto se si conoscono i negozi che applicano sconti nella propria zona si può evitare anche di prendere l'auto. Questa idea di punti risparmio si potrebbe applicare anche ai mercati rionali. I tre settori che vengono interessati da questa iniziativa sono il commercio, quello che abbiamo già spiegato, i piccoli negozi per cercare un pochettino di rilanciare il loro lavoro, l'ambiente, in quanto tutti i prodotti che sono ancora buoni e non sono ancora utilizzabili, invece di essere buttati vengono utilizzati, vengono venduti, e soprattutto il sociale. In Italia abbiamo 5 milioni di poveri, di cui 1,8 milioni sono in povertà assoluta. Povertà assoluta vuol dire che non hanno proprio i soldi per comprare da mangiare. Quindi il Consiglio Municipale impegna la Giunta e gli assessori competenti a redigere, in collaborazione con gli uffici, una manifestazione di interesse alla quale possano aderire i commercianti che vogliono fare rete per il rilancio e l'aumento delle vendite della loro attività. Provvedere alla stampa di adesivi da distribuire agli stessi commercianti che possano essere attaccati nella vetrina esterna del negozio, indicando che quell'attività fa parte del progetto Punti Risparmio, e a tal fine informare l'acquirente che decida di fare la spesa in quel negozio. Per ultima cosa, a favorire queste attività commerciali con pubblicità sui siti dei comitati di quartiere, associazioni di cittadini, eccetera, magari anche con l'aiuto di Confcommercio e altre associazioni di categoria. Grazie. Grazie a lei, consigliera. Interventi? Abbiamo degli interventi? No, non mi sembra di vedere mani alzate. Bene, allora passiamo alla dichiarazione di voto. Dichiarazione di voto? Vuole farla? Sì, voglio fare. Prego. Ecco, mi dispiace vedere che finché si tratta di parlare di targhe e cose affini sono tutti molto interessati, però le targhe, no, sto parlando consiglieri cortesemente, consiglieri cortesemente. Parlo genericamente, siccome c'è chi si è lamentato che non è stato fatto firmare l'atto sulle targhe, volevo ricordare che con le targhe non ci si mangia, siccome sono partiti che sono molto attenti alla povertà che c'è in Italia, io mi aspettavo almeno qualche intervento o qualche interessamento. Chiaramente ribadisco che è una piccola iniziativa, non è come tutte le cose che proponiamo una chiave di volta ai problemi del paese, però si inizia sempre da piccole cose, io in questa cosa ci credo e quindi spererei anche che parte dal nostro municipio e poi si possa diffondere in tutta Roma, perché effettivamente i poveri ci sono anche se facciamo finta che non esistono. Quindi il Movimento 5 Stelle voterà assolutamente a favore di questa mozione. Grazie consigliera, prego consigliere. Grazie Presidente, no, per non deludere la consigliera che gradiva un intervento rispetto all'atto che ha presentato, sono ben lieto di esplicitare il mio pensiero. Nel 2000 ci siamo proposti di fare gli adesivi per chi osservava bene il cambio euro-lira, proprio per dare una mano ai commercianti, quelli, ce ne stanno tanti commercianti, quelli più bravi, quelli che mantengono i prezzi sia in un modo che in un altro, quindi ci eravamo proposti di fare questo bollino di qualità da mettere a porre sulla vetrina. Io ho letto poco l'atto, poi non è che frequento la commissione commercio,
ma me ne dispiace di questo, però devo dire che tutte iniziative valide, ma in questo momento così grave, ma grave dal punto di vista dell'aspetto commerciale, di crisi, come dire, sarei favorevole, ma dico non funziona. Perché non funziona? Perché c'è bisogno di qualcosa di più, è come se noi volessimo parare l'acqua con le mani, in un certo, non ce la faremo mai a sollevare il commercio dalla grande distribuzione. I piccoli li adoriamo tutti, però poi tutti quanti andiamo a... devo fare una dichiarazione di voto, non un intervento, quindi sì. Concludo. Lei è nei 3 minuti, quindi... sì, ancora ci sono, concludo sì. Nel dire che non saprei poi chi sarà il delegato a scegliere qual è il negozietto a cui dare il bollino blu anziché no, perché diventa molto difficile. Rischiamo di fare la storia delle botteghe commerciali, poi solo le botteghe storiche. Abbiamo tante botteghe storiche, poi ce ne abbiamo solo uno che viene riconosciuto, ne dovremmo riconoscere di più perché ce ne stanno tanti validi. Mi astengo rispetto a questo atto che ritengo comunque sempre di buon auspicio per il nostro territorio. Grazie. Grazie. Altre dichiarazioni? Prego, consigliere Giulia. Lo so, Presidente, la collega consigliera non doveva sollecitare interventi, doveva prendere il suo voto e finiva lì. Consigliere, non è un intervento. Ma anche nella dichiarazione. Stiamo in fase di dichiarazione. Anche nella dichiarazione si interviene, per cui sì, anche chiaro. Con poche parole si capisce. Chiaro. Cara collega, siccome parliamo di un argomento, io sarei stato zitto in religioso silenzio. E mi sarei astenuto benevolmente perché capisco che la problematica è impegnativa e quindi anche una mozione, come si dice, non si nega a nessuno, per cui si va nella direzione giusta, si prova a dare un contributo. Quello che lei dice, lo dice a nome del suo gruppo ovviamente, non è da sottovalutare, perché il mercato è quello che è, in crisi, per cui anche i piccoli commercianti soffrono, come soffre la grande distribuzione, non pensiate. Soffre il mercato tutto, la crisi colpisce tutti, non colpisce solo i piccoli. Tanto più che, per esempio, a me viene in mente, da semplice consigliere, da semplice cittadino, di poter utilizzare i famosissimi gruppi di acquisto, che sono elementi che esistono da quando esiste, insomma, la città di Roma, che avevano la loro forza prima, poi quando c'era il benessere un po' meno e adesso sono tornati di moda, come quando c'erano i famosi tessere dei CRAL con i sconti, poi la gente non la faceva più perché non ci faceva più caso, perché tu andavi con la tessera del CRAL, c'avevi il 40% dal gommista, se facevi la gomma tu ci andavi senza tessera, c'avevi il 40%, dico allora che mi segna a fare io al CRAL se mi danno la stessa scontistica? Quindi è normale che c'era poi un discorso tutto diverso. Quindi i punti risparmio possono essere una cosa simpatica, certo, però non è che potete pretendere, e lo dico a lei rivolgendosi alla sua diciamo, schiera di consiglieri, colleghi, che un argomento del genere possa essere addirittura somatizzato dall'opposizione così tout court. Ci sono altri presidenti di commissione che giustamente ne fanno una dialettica abbastanza importante nella commissione, si chiacchiera, si confronta. Qui non vediamo firme oltre che del 5 Stelle, quindi prendetevi questa astensione benevola, però non si risolve così la situazione. Se volete, Fratelli d'Italia è disponibile, come sempre è quando si tratta di argomenti, e lo sanno alcuni presidenti di commissione, e anche l'atto dopo ne sarà dimostrazione, che comunque ci si ragiona in un certo modo. Il fatto di astenersi non è perché sono scritte due stupidaggini, è scritta cose interessanti, ma è un mondo, c'è un mondo dietro che non può essere trattato semplicemente con una mozione.
non perché non ci si debba parlare, ma non può essere trattato con la mozione. Quindi nella mia incertezza, benevolenza per dire il ragionamento c'è, ma nell'incertezza di come muoversi, Fratelli d'Italia si astiene. Grazie, altre dichiarazioni? Prego, consigliere. No, sì, un'aspirina che voglio dire che non so se faccia bene o faccia male, comunque voglio dire sì, no, non votiamo, sì, può fare, c'è sta pure controindicazione pure per l'aspirina, però non in assoluto, ma tutto è un medicinale. Dibattito, grazie. No, voglio dire, la mozione, si aspettavano magari i commercianti una mozione sulla flat tax, una mozione sul cuneo fiscale, una mozione sull'abusivismo commerciale, una mozione sul finanziamento, cioè no, noi facciamo sempre che indirizziamo sempre la nostra presidente che va poi dal sindaco e poi va da quell'altro, cioè voglio dire le mozioni, viva Dio, come diceva il consigliere mi ha preceduto, non si dicano a nessuno come risoluzione, però la presidente nostra si impegna, ho visto su tante cose a livello comunale, nazionale, si è impegnata, questa volta si può impegnare per questa cosa, però sta piccola aspirinetta, forse aspirinetta, che forse fa meno male, sta aspirinetta, noi ci esprimiamo con voto chiaramente noi come Forza Italia e noi come centrodestra, perché anche Fulvio Giuliano ha fatto lo stesso, ha dato le stesse indicazioni che ho dato io, ci esprimiamo non assolutamente contro, perché voglio dire potenzialmente può avere anche dei risultati positivi, però ecco i commercianti se sentono una discussione sui punti risparmio, punti qualità, punti risparmio, diranno vabbè sì, va bene, vabbè, però voglio dire, non ci date sempre la spinetta o non ci date niente, dateci qualche volta qualche cosa di sostanzioso. Ecco, questo è ciò. Naturali. Quindi la sua dichiarazione di voto, mi scusi? Astensione, no, astensione, perfetto, grazie. Altre dichiarazioni? Voglio una bella supposta. Non ci sono, allora passiamo direttamente al voto. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 10 voti favorevoli e 4 astenuti, l'atto si intende approvato. Bene, passiamo all'ultimo punto all'ordine dei lavori, mozione avente ad oggetto, donazioni di bici a pedalata assistita alle forze, la prego consigliere, alle forze di polizia locale del settimo gruppo per attività di presidio del territorio. Relatore, prego consigliere Candigliota. Grazie Presidente. Allora, abbiamo ritenuto opportuno fare questo tipo di iniziativa, ovvero donare delle bici a pedalata assistita per i vigili, in quanto diciamo che si è ravvisato diciamo anche una certa utilità dato di tutte le ciclabili che si stanno realizzando, anche la struttura di come avviene oggi, faccio un esempio su via Tuscolana, oggi per pattugliare via Tuscolana servono 6 agenti di polizia, perché deve essere divisa in 3 step, quindi 2 per ogni step. Questo comporta, e ovviamente sappiamo come siamo messi con le forze di polizia locale, anche sotto organico, comunque un dispendio di energie che invece con la pedalata assistita può impiegare magari solamente 2 agenti per fare avanti e indietro, e quindi risparmiare 4 agenti che possono essere utilizzati invece per altri servizi. Non solo, abbiamo anche la possibilità di pattugliare anche le zone all'interno dei parchi, quindi dare una più stretta sorveglianza, si ha la possibilità anche di monitorare le macchine in seconda fila, ad esempio noi abbiamo su via Tuscolana
in questo momento dove ci sono restringimento della carreggiata, perché comunque necessariamente con l'avvento della ciclabile si è ristretta la carreggiata, anche se poi era quella che è stata ristretta poi all'atto pratico era una seconda fila, quindi non era fruibile, però in questo caso non possiamo permetterci che diventi ulteriormente più ristretta, perché magari la gente si mette in seconda fila e quindi magari diventa una corsia sola, e quindi è fondamentale in questo momento pattugliare la via Tuscolana con una presenza costante dei vigili, quello che già attualmente stiamo facendo. Però c'è anche un altro tipo di problematica, che se vanno con una pattuglia sono loro stessi che creano l'ingorgo, invece, perché mettendosi automaticamente in seconda fila anche loro per magari sanzionare, ovviamente anche loro creerebbero ostruzione del traffico. La cosa migliore, come avviene invece per tante città d'Italia, e ne abbiamo tante, ad esempio c'è Modena, ma anche all'estero, perché voglio dire, parliamo di Miami, a Miami c'è la polizia che va in bike. Quindi anche in Spagna, ecco, quindi voglio dire, è un uso comune, è una pratica che comunque dà la possibilità anche di raggiungere luoghi magari che spesso e volentieri con la pattuglia non si possono raggiungere. Tutto questo con un impegno veramente minimo, perché parliamo di bici, quindi parliamo di circa 4 bici, credo, comunque è un qualcosa che può servire anche per dare la presenza sul territorio, quindi è con una spesa minima abbiamo il massimo risultato, perché comunque, ripeto, si risparmiano forze di polizia che possono essere integrate per altre situazioni, si riesce a pattugliare la zona, e consideriamo che comunque le ciclabili non stanno finendo con quella di via Tuscolana, ma abbiamo detto che ci sono 33 chilometri di ciclabile che stanno già partendo, quindi voglio dire, abbiamo la possibilità di pattugliare tutto il territorio con le forze di polizia locale. Però ovviamente dobbiamo dargli dei mezzi, e non essendoci delle voci di bilancio, noi come municipio, come linea politica, vogliamo invece dare questo tipo di indirizzo proprio per coinvolgere anche nella presenza stessa. I cittadini ce l'hanno chiesto più volte, abbiamo chiesto anche ai vigili stessi cosa pensavano di questo ed erano favorevoli, quindi voglio dire, alcune di queste problematiche che sto sciorinando in questo momento sono state proposte direttamente da loro, quindi voglio dire, sentendo prima chi ci lavora, perché è fondamentale, noi siamo una parte politica, quindi dobbiamo sentire prima ovviamente chi lavora sul territorio e chi ha determinate reali necessità. E si arriva, questa era un'idea nata così, sentendo i vigili ovviamente abbiamo trovato un riscontro, non solo, ma ultimamente lo stavamo avendo anche dalla cittadinanza che ce lo chiedeva, dice c'è questa bike lane, perché non mettete i vigili in bike? È capitato casualmente con quello che già stavamo facendo, e questo ci fa piacere, perché vuol dire che quando capitano le cose che tu già stai realizzando, in un certo qual modo significa che stai andando sul verso giusto. E quindi io spero veramente che con questo atto noi andiamo con un minimo di spesa a risolvere dei problemi reali, perché voi sapete che tante pattuglie purtroppo ce le abbiamo impegnate in situazioni molto critiche, e averle e non averle in questo momento fa la differenza. Quindi mettere 4 vigili che comunque girano a tappeto sulle bike lane, quindi vanno a contrastare quello che è l'illegalità, diciamo, sotto alcuni punti di vista, anche sul controllo delle piste ciclabili, perché anche lì dobbiamo controllarle, perché non ci scordiamo che ci sono anche per il codice della strada anche per le bici, quindi parliamo dei 25 km orari, insomma, di far rispettare determinate leggi anche là. Quindi voglio dire, quello che
Per noi è importante non è solo l'essere vigili, ma anche avere da parte della cittadinanza una presenza sul territorio delle forze di polizia locali, quindi una presenza vera e propria. Grazie. Grazie. Interventi? Prego, consigliere Ciancio. Grazie Presidente. Assodato che naturalmente il controllo del territorio da questo punto di vista è essenziale e fondamentale, però io non ho capito la mozione siffatta cosa vuole e se ha già fatto, perché nell'intervento che ho sentito il consigliere che mi ha preceduto ha detto abbiamo ravvisato la necessità di donare ai vigili, quindi vuol dire che sono state già donate o questo è un impegno per mettere in bilancio delle somme? E allora dovremmo scriverlo. Nell'impegno no, consigliere, perdone. Cortesemente. Guardate, la Presidente e la Giunta ad avviare il percorso necessario al reperimento di bici, non di denaro. Cortesemente. Scusate, cortesemente. Io l'italiano lo conosco, quindi una parolina in più non guasta da metterla se dobbiamo reperire dei fondi, no? Io. Se non l'ho capito io, penso che, voglio dire, al reperimento di bici, io pensavo che ci fosse un donatore tipo il cinese che dovesse donare queste biciclette, come già è avvenuto con le bici gialle lasciate poi dappertutto al Comune di Roma. Voglio dire, invece, quindi è una piccola somma di bilancio che deve essere accantonata per poter essere data ai vigili del nostro territorio. Allora, questo è quanto, perché poi nel secondo dice effettuare la donazione, c'è un'altra parola pure, donazione, qua si tratta di un servizio, viene data perché fa un servizio, quindi non è che è una donazione perché è bravo o perché è un volontario, quello fa un lavoro, quindi non è che possiamo parlare di donazione alla polizia locale al fine di favorire il presidio del territorio municipale. Va benissimo tutto. Ripeto, ieri sono andato a visitare Filobus di Via Laurentina all'inaugurazione, cioè è partito, è un servizio ottimo, era partito molto tempo fa. Contestualmente c'erano 4 ragazzi vigili che dovevano controllare la corsia gialla per non far entrare le macchine. Ora noi dovremmo trovare altri sistemi per utilizzare e far utilizzare le piste ciclabili, essere più rigorosi quando si commettono delle irregolarità in alcuni spazi della città. E naturalmente nulla queste se ci possono essere in bicicletta, a piedi o a cavallo, abbiamo tutto noi, però la verità è che molto spesso alcune operazioni non vengono fatte sul territorio, mentre è andata di moda su via Tuscolana fotografare la doppia fila attuale, precedente, operativamente poi in alcune zone i vigili non li vediamo assolutamente mai, eppure c'è necessità. Però spesso vengono usati 4-5 vigili in alcune zone per indirizzare dei percorsi sbagliati dall'inizio. Non c'entra nulla col fatto della bicicletta. L'unica questione che ho posto su questa mozione è il fatto di dire chiaramente quanto, quando e come e in quale assestamento di bilancio devono essere inserite queste pochissime spiccioli che necessitano per i vigili. Non mi soffermo neppure a dire la mia contrarietà sul fatto di come riversa e di come sarà utilizzata, ci saranno solo i vigili poi, perché io non vedo umanamente, mentre in alcuni tratti di piste ciclabili sono ben contento di partecipare e di utilizzarle anche io, su quella della Tuscolana resta per me un grave dissenso sulla formulazione, perché ancora non riesco a capire l'utilizzo e da chi potrà essere utilizzata. Non è il controllo adesso che serve, servirebbe, come dire, digerire l'intervento siffatto.
dove è diventata una pista navigabile alle prime piogge, dove stanno provvedendo a fare altri collettori e altre bocche di lupo, però il problema non è che si risolve facilmente. Poi è anche stretta e non è a norma, quindi di un pezzo di pista ciclabile che non è a norma, preferisco andare all'Erz. L'altro giorno sono andato alla bicicletta all'Erz, dove invece la larghezza è più che normale, no, non è uguale, non è uguale, misurata non solo da me ma da altri ciclisti che, voglio dire, ci siamo mossi da San Giovanni e praticamente ci siamo accorti che ci sono delle differenze sostanziali, ma poi pure il traffico e tante altre problematiche. Quindi non so se una mozione si possa cambiare, però aggiungere o modificare è necessario al reperimento di bici di scrivere le somme necessarie per l'acquisto delle bici. Questo è quanto, nient'altro. Mi fermo nel apprezzare la volontà di cambiare il mondo. Ahimè, a volte poi con una parola ci inceppiamo di fronte a una parola, diventa irraggiungibile il traguardo. Grazie. Grazie. Interventi, prego, consigliere Guido. Non l'ha alzata. Grazie presidente. Ah, c'è, sei tu? Allora c'era la consigliera. Dai, parlo dopo. È uguale. Dopo magari interviene il consigliere Guido, prego. Sì, grazie presidente, colleghi consiglieri. Quando il collega Candigliota mi ha detto io avrei intenzione di preparare questo atto, io sono stata ben felice di buttare giù con lui un paio di righe. E avendo chiaramente contezza del fatto che questo fosse un atto di indirizzo politico, necessariamente abbiamo deciso, anziché parlare volgarmente di danari, visto che noi qui non ci mettiamo a chiedere i preventivi a nessuno, ad impegnare la Presidente e la Giunta ad avviare il percorso necessario al reperimento di bici a pedalata assistita per effettuarne la dotazione alla Polizia Locale del 7° Gruppo al fine di favorire il presidio del territorio municipale. Per noi percorso necessario, ovviamente, nel momento in cui diamo una indicazione politica, intende un insieme di attività conchiuse che partono dall'espressione dell'esigenza da parte dell'ente, che potrà eventualmente forse magari ricalcare anche esperienze precedenti che ci sono state a Roma Capitale, poi magari ve ne ricordo qualcuna, fino alla parte finale che sarà proprio quella della consegna alla Polizia Locale e del nostro territorio. Vi dicevo, esperienze anche precedenti non tanto lontane negli anni, perché se non ricordo male nel 2013 la precedente amministrazione, ritenendo l'utilizzo di biciclette a pedalata assistita, disse che la direzione dell'amministrazione è chiara perché sobria, ecologica e sempre più vicina ai cittadini, e lo disse il vice sindaco Nieri, che sicuramente l'altra parte politica conosce bene. Allora effettivamente vennero regalate a Roma Capitale queste biciclette, noi non chiediamo che ci vengano donate, però noi abbiamo chiesto alla nostra Presidente di avviare un percorso necessario, poi se c'è qualcun altro che ce le vuole donare e quindi fa risparmiare soldi a questa amministrazione, ma insomma, voglio dire, speriamo che il fatto che ci venga, insomma, che viene anche trasmesso in streaming, insomma, qualcuno magari si faccia prendere dallo spirito di liberalità, che no, l'intimo gaudio che dà, no, al donare, e magari ci eviti la parte insomma più volgare appunto della questione dei soldi. Però ovviamente siamo amministrazione, noi questo mandato abbiamo dato alla nostra
Presidente, la nostra giunta, per tornare al, diciamo, all'obiettivo più spicciolo, che è appunto alquanto chiaro, noi non inventiamo nulla, noi vorremmo tutti quanti, credo che siamo seduti qui, cambiare il mondo in meglio, altrimenti non ci alzeremmo probabilmente dal letto ogni giorno, ciascuno di noi nell'ambito delle proprie attività ordinarie sicuramente lo fa ogni giorno per migliorare la propria vita e quella di chi è a sé vicino. Noi abbiamo in mente di far sì che il presidio del territorio, dato che comunque sconta tutta una serie di criticità, sia più agevole per le forze occupate, impegnate al presidio stesso, sia anche dall'altra parte realmente più visibile per i cittadini. Pertanto presidio, presenza, necessità di visione appunto dell'amministrazione che va anche verso appunto un'amministrazione realmente ecologica. Noi come deleghe nell'amministrazione abbiamo sia la mobilità che i trasporti che appunto l'ambiente, per cui ecco, di nuovo, si tratta di elementi talmente basilari nella vita quotidiana che molto spesso ci dimentichiamo di quanto possano essere importanti dei piccoli gesti. Ribadire un'amministrazione ecologica e che eticamente cerca di perseguire quelli che sono gli obiettivi stessi per cui noi siamo appunto cittadini di un determinato territorio. Grazie. Grazie a lei. Prego, consigliere Guido. Le posso, Presidente, rinuncio all'intervento perché la Presidente Ariano già ha esplicato e soprattutto è andata via la parte uditrice interessata. Altri interventi? Prego, consigliere Giuliano. Ma ero preoccupato, Presidente, quando ha fatto questa battuta, visto che noi siamo ancora qua, quindi non siamo noi. Bene, allora, l'intervento. Io riparto dall'ultima frase che ha fatto la collega Ariano dicendo, mi ha dato questo spunto, Presidente, posso? Dicendo che nessuno si alzerebbe dal letto la mattina se non lo fa per cambiare le cose, giustamente, no? Pensando di cambiare le cose. Ora però, come si dice, dopo due indizi la terza è una prova. Allora, se continuate però a firmarvi le cose da soli, sembra che solo voi volete cambiare il mondo, gli altri non vogliono cambiare. Allora fatemi passare sta battuta, perché voi pensate che da quest'altra parte c'è qualcuno che asciuga gli scogli il giorno, non va bene. Allora, permettete questa battuta, so che ridete, che lo dico con simpatia, però pure noi volemmo cambiare. Come dobbiamo fare per cambiare? Dove dobbiamo andare? C'è un elenco, Presidente? Presidente, c'è un albo dove iscriversi per cambiare le cose? Non lo so. Cioè, giusto, collega? Oh. Allora, no, perché poi è difficile commentare, è difficile, collega Attilio, lei che cosa mi vuole dire? Lei può dire? Che cosa mi vuole dire? No, ok, grazie. Dopo magari grazie. No, ma no, perché io poi faccio queste battute, perché dall'altra parte so che c'è gente intelligente che percepisce e subito dice no, ce ne abbiamo tre da firmare e ci danno il contentino, capito? Oh, detto questo, utilizzo questa battuta, collega Ariano, perché lei l'ha fatta e quindi io mi sono collegato a lei, ma se l'avesse fatto qualche un altro l'avrei detta la stessa cosa. Allora dico, come facciamo a fare un commento se poi noi troviamo questa roba così? Già pronta, pronta. Significa che è un'indicazione politica. Oh, non è un'indicazione di chi si alza la mattina e dice voglio fare del bene. È un'indicazione politica, perché sennò pure noi avremmo detto vabbè, oh, che dobbiamo fare? Facciamo un'offerta. Come 5 Stelle vogliamo fare. Chiaro? Allora, nonostante tutto, chi ha presentato l'atto, e apprezzo il collega che l'ha presentato, non è che lo condividiamo, vogliamo rilanciare per i vigili. Non gli bastano 4,
facciamo 4 più 4 di Nora Orlandi, facciamone 8, cioè facciamo, mettiamo in modo una possibilità di avere un servizio, quindi di mettere in piedi un servizio che possa tenere sull'affidabilità e sullo strumento delle due ruote. Perché? Perché, caro collega Marco Candigliota, io l'ho sentita prima con molto piacere, e non solo lei, ovviamente chi per lei ha sentito la necessità, no, che emergeva dai stessi operatori, quindi dalla Polizia Locale, di poter avere questo tipo di strumento, in quanto oggi quello che possono fare lo fanno con le moto, che non è la stessa cosa. Ok? Meglio che andare a piedi, ma non è la stessa cosa. E quindi se noi dotiamo, ora io capisco che al collega che se n'è andato due parole gli hanno dato fastidio, però pure voi dovete pure capire che l'italiano c'ha un senso, no? Non potete scrivere al reperimento e poi donazione. Se non si capisce queste parole dovete pure avere l'obbligo, l'onore di spiegarle. Vi spetta, siete maggioranza. Spiegate al reperimento di bici o dei sordi, alla donazione di che, alla polizia di che, dei sordi o delle biciclette già comprate? Giustamente pure loro che stanno le dice, ma che ci danno a noi, i sordi o le biciclette già comprate? Detto questo, quindi il problema è una cosa intelligente questa, collega Candigliota, colleghi del 5 Stelle. Perché anch'io sentivo nel mio piccolo l'esigenza, anch'io ho sentito nel mio piccolo l'opportunità di poter contribuire al servizio potendo avere delle biciclette servoassistite, anche perché sennò questi si farebbero bei chilometri durante il giorno, quindi poi non è che vanno a fare solo la Polizia Locale, ma vanno a fare pure il Giro d'Italia, chiaro? Invece con servoassistito riescono comunque a fare tutta la giornata. Ma in virtù del fatto che state facendo anche un'altra pista ciclabile, io non lo sapevo questo. Presidente, lei non lo sa. Ah, lei sa, ma non lo dice però. State facendo un'altra pista ciclabile a via Raimondo Scinto. Però questo non stava, capito collega? Tu lo sapevi giustamente? Io no. Solo noi, vedi, poi dice aiutiamo il mondo, ma noi non ci siamo detto, vabbè. Allora, bisogna però contribuire con la Polizia Locale affinché ci sia questo. A me non interessa come la Presidente farà questo intervento, dove prenderà i soldi, su quale capitolo di bilancio, su quale indicazione, non è un problema, l'importante è che si possa fare, a me non cambia, anche perché non è che si può inventare i draghi, cioè deve comunque attenersi ai regolamenti, ai capitoli di spesa, non è quello, però se riesce a farlo ben venga. Però verifichiamo, coadiuviamo il fatto che serviranno altrettante postazioni per la ricarica. E questa cosa io ho sentito che ne sono sprovvisti, quindi facciamo arrivare le biciclette e facciamogli arrivare anche le postazioni per la ricarica, è ovvio. Quindi questo anche mi è stato suggerito da chi di dovere. Va bene, sì, esatto, va bene, se sono batterie del cellulare, mettiamoci anche i telefoni nostri, non è quello, però comunque sia va bene questo. Volevo dire che è utilizzabile anche per i parchi, apposta, oltre alle piste ciclabili che a voi piacciono molto, tra cui la Tuscolana, mentre via Raimondo Scinto penso che sia un pochettino più adatta. Vorrei dire che su via Raimondo Scinto, già lo sapete perché la composizione del 5 Stelle in questo municipio ha dei livelli medio-alti, per cui sapete già che il muro di cinta degli istituti di Cinecittà, ok? Il muro che sta lì è un muro che sta in deperimento, quindi quando piove arriva tutta la terra e va sulla futura pista ciclabile, tutta la parte di terra, quindi eccetera eccetera. E quindi questo ve lo consiglio in diretta, siamo registrati, vi può essere d'aiuto, io non lo sapevo però questo lo so. E per i parchi invece è una cosa che potrebbe essere interessante, quindi nel momento in cui si muovono
con un pulmino eccetera, e possono anche andare a verificare non solo il parco degli acquedotti o l'altra parte dell'ex nono a Gaffarella, ma fare anche dei parchi più, come era il parco della Romanina, il parco, capito, quelli più Villa Lazzaroni, cioè fare un giro in quelle situazioni anche micro, che velocemente, portandosi la struttura delle due ruote, no? Anche dentro un furgone, quindi con un movimento, poi possono fare dei giri e dare quella sensazione che qualcuno diceva di controllo, no? Mi sembra che la polizia locale sia soddisfatta di questa idea, mi sembra che chi fa questo servizio a maggior ragione sia contento di questo, di questo, di questa progettualità, e quindi Fratelli d'Italia non può essere che d'accordo ad questo, a questa mozione. Altri interventi? Non ce ne sono? No. Prego, consigliere principale. Grazie, grazie presidente, colleghi consiglieri. Allora no, io purtroppo mi dispiace che chi è intervenuto prima poi ha lasciato l'aula, perché non c'è nessuno che asciuga gli scogli, nemmeno da questa parte, insomma, no? Quindi quando cerchiamo di fare qualcosa lo facciamo con una certa logica. Io sono rimasto esterrefatto, si può dire, dalle dichiarazioni precedenti del consigliere del gruppo misto, che è passato dai cinesi alla pista navigabile, arrivando a dichiarare addirittura che la pista ciclabile della Tuscolana non è a norma. Ricordiamoci che ciascuno di noi, come cittadino ma tanto più come consigliere rappresentante delle amministrazioni, si assume la responsabilità delle dichiarazioni che fa, e se non corrispondono al vero ne subisce le conseguenze. Non scenderò nei dettagli della pista tuscolana, della ciclabile tuscolana, perché dovrei dire che la ciclabile tuscolana non esiste da 3 anni, che chi ha inventato e ha costruito nel tempo ed è intervenuto nei lavori su via Tuscolana si è dimenticato di mettere dei collettori. Non le dico queste cose perché non sono oggetto dell'atto. Voglio tornare sull'atto in particolare. Vado oltre. Consigliere, cortesemente, no, grazie. Non è un disturbo. Vado oltre dicendo che è importante il dispositivo di questo atto, un atto di indirizzo per la nostra giunta, che anche con gli atti di indirizzo ci segue molto, quindi senza necessità di dover per forza depositare una delibera, ma c'è un collegamento forte tra la parte, diciamo, consiliare, la presidenza e la giunta, quindi i nostri indirizzi vengono sempre rispettati. E anche in questo caso io mi aspetto che ci sia una soluzione a breve e a lungo termine importante. Uno, per cercare di venire incontro ai problemi organizzativi derivati da una carenza sostanziale di personale nell'ambito della polizia locale, perché questi signori miracoli non li possono fare, no? Perché sono nettamente inferiori di numero. E quindi una situazione di questo tipo, laddove applicabile, e lo sarà per la maggior parte, credo, dei dipendenti della polizia locale, è una cosa importante. È una cosa importante perché significa meno smog, più facilità di accedere ad alcuni punti della città, considerato anche l'intenzione di questa amministrazione di sviluppare la rete ciclabile all'interno del nostro municipio, perché i cittadini che ci hanno votato nel programma hanno letto anche questo. La pedalata assistita, la possibilità di effettuarne donazione alla polizia locale, beh, qui ci si attacca un pochino sulle parole e poi si va via dall'aula. È normale che la Presidente dovrà fare un percorso, il percorso potrà essere semplicemente quello di fare un bando per l'acquisto delle bici, piuttosto che quello che riterrà utile e opportuno all'interno delle norme previste dal regolamento. La donazione alla polizia locale intende
ovviamente che non ci sarà un costo a carico della polizia locale, ma un costo che si assume l'amministrazione di cui la polizia locale fa parte. E la cosa fondamentale è appunto la modalità di presidio del territorio. Speriamo che questa, la realizzazione di questa cosa possa essere veramente di supporto alla polizia locale nello svolgere un lavoro complesso, difficile, spesso odiato dai cittadini, un lavoro che non credo tutti sarebbero in grado di fare. Quindi vorrei un attimo anche valorizzare il lavoro che fanno gli agenti della polizia locale e speriamo che questo sia un piccolo supporto, un piccolo inizio per dargli la possibilità di lavorare meglio. Questo è una delle cose che un'amministrazione a livello municipale può fare e segue in pieno quello che appunto è il programma che noi abbiamo presentato ai cittadini. Sul contrasto all'illegalità ci vuole la collaborazione anche dei cittadini stessi, perché i vigili non possono fare miracoli, l'amministrazione non può fare miracoli, ma se tutti diventassimo un pochino più educati e rispettosi della norma, le cose andrebbero un pochino meglio. Grazie Presidente. Grazie. Abbiamo altri interventi? Altri interventi? Deve fare l'intervento di chiusura? Prego. Tanto vedo che... sarò molto breve, perché tanto poi è stato detto un po' tutto, diciamo. E in sintesi volevo solo ricordare, oltre a quello che ha già detto anche la consigliera Ariano, che forse quello che è sfuggito al consigliere, che poi adesso se n'è andato giustamente, è che forse lui credeva che non era in regola, perché pensava che fosse andata e ritorno. No, la Tuscolana ha una parte andata, dall'altra e ritorno, quindi è anche molto ampia, diciamo, no? Certo, è ovvio che se dovesse andata e ritorno era un po' strettina, effettivamente stava fuori norma. Però magari lui non ha attraversato la strada per vedere che dall'altra parte magari la stavano facendo. E un'altra cosa, diceva che non aveva il senso la Tuscolana. No, volevo spiegargli che quando parlavo dei 33 km, la Tuscolana non so 33 km, sono 4 km circa, quindi quando parlo dei 33 km in più vuol dire che si stanno realizzando ciclabili ulteriori, quindi no, se lui magari può essere che ha pensato che la Tuscolana erano 33 km, magari fino a Frascati può essere, non lo so, arriva fino a Napoli, quindi magari può essere pure che... Nel senso, ma non sapeva che ci sono altri chilometri nel nostro municipio. Ma gli avevamo detto 33 chilometri, quindi non credo che la Tuscolana so 33 chilometri, sono 4 chilometri circa. Manco se la fai avanti e indietro, al massimo possono essere 8, se la vogliamo moltiplicare, no? Lo so, però d'altronde capisco che queste piccole perplessità poi portino anche, no, le persone a porsi domande. No, volevo essere chiaro. Allora, si ha un senso in andata e un senso in ritorno all'altra parte della strada. Se uno attraversa la strada si rende conto che c'è è andata e ritorno. Sì, ci sono altre ciclabili che si stanno realizzando, che non è, cioè, non è un punto morto la Tuscolana, cioè non finirà là, insomma. Infatti, perché se no dopo ribadiamo troppo sta ciclabile, no? Dico 33 chilometri sono ulteriormente la Tuscolana, quindi io spero che di essere stato chiaro, e oltretutto spero pure che il cinese, c'era un cinese che ci ha regalato la bici, no? No, non lo so, però se c'è il cinese noi siamo a disposizione per la donazione, se ci vuole. Anzi, dirò di più, noi. Se vogliamo che diamo queste donazioni possiamo farle pure noi, e ci autotassiamo come consiglieri, volendo possiamo autotassarsi, magari un po' per uno e magari le diamo noi, no? Rinunciamo a qualche gettone e magari eventualmente possiamo donare pure noi qualcuna, se uno c'ha l'interesse nel fare le cose, si fanno. È inutile sta a mettere scuse e poi uno se ne va dopo che ha sparato a zero sul nulla. Grazie.
Bene, passiamo alle dichiarazioni di voto. Dichiarazioni ci sono? Sì. Prego, consigliere Toti. Come Forza Italia senz'altro condividiamo questa indicazione della mozione, che io baserei molto sul forte bisogno di sicurezza che hanno i cittadini dell'Appio Cinecittà, il discorso del presidio del territorio, ma soprattutto il contrasto all'illegalità, all'abusivismo, che è molto sentito, e rispetto a questo siamo ancora in difficoltà. Perciò favorire, diciamo, le forze di polizia, siano esse locali o siano forze di polizia di Stato, è fondamentale, è importante e determinante, io dico, rispetto a questo, perché la lotta e il contrasto dell'illegalità devono essere una, ed è una delle cose più importanti che noi come istituzioni a tutti i livelli dobbiamo portare avanti. Chiaramente un discorso di questo tipo, come diceva il consigliere Fulvio Giuliano, deve vedere un'unità di intenti di tutte quante le forze politiche, perciò poteva essere positivo che si fosse fatto un ragionamento tutti quanti insieme rispetto a questo, che è uno, come ho detto, dei temi centrali della nostra azione politica. Resta il fatto che noi anche come forza politica abbiamo ribadito più volte l'esigenza del vigile di quartiere, ma anche della polizia di quartiere, anche addirittura del carabiniere di quartiere, perciò in questa logica la pedalata assistita, le bici appunto con pedalata assistita, svolgerebbero, aiuterebbero molto le forze di polizia, come ho detto, in questo caso polizia locale, che girano per il quartiere, parlano con la gente, con facilità parcheggiano il mezzo e, voglio dire, hanno perciò più possibilità di operare e di confrontarsi con i cittadini e con i commercianti della zona. Perciò, voglio dire, l'indicazione di questa mozione, l'indirizzo di questa mozione per me è positivo, e perciò, indipendentemente dal fatto che qui vediamo le 5 stelle con movimento sopra, noi, dato che la cosa è condivisa, voglio dire, in questo caso anche dall'opposizione di centrodestra, ecco, io chiaramente esprimerò come il consigliere dei Fratelli d'Italia, come Forza Italia, un voto favorevole. Grazie, altre dichiarazioni ce ne sono? Prego, consigliere Guido. Grazie Presidente, il gruppo di maggioranza vota a favore ovviamente, è stato, devo dire, anche un consiglio abbastanza divertente rispetto agli standard a cui siamo abituati, però invece questo è un argomento serio, perché come forza di governo stiamo operando per disseminare il territorio di piste ciclabili in modo ovviamente oculato. La maggior parte dell'attenzione è su via Tuscolana, contiamo entro la fine del mandato di aver collegato tutto il municipio, dall'Extragra fino alla parte di San Giovanni con piste ciclabili. Il punto è che un controllo importante su queste direttrici principali, ma anche su quelle secondarie, si parlava di via Scintu prima per l'appunto, è fondamentale che si faccia con mezzi che non siano così ingombranti come le macchine, e in bicicletta tutto il mondo ce lo insegna. Sono stato un po' di tempo a Los Angeles lo scorso anno e devo dire che lì è un'abitudine, noi questa abitudine non ce l'abbiamo, e invece io l'ho trovata molto funzionale. Per questo il corpo dei vigili del settimo avrà un suo nucleo di biciclette che servirà a questo scopo, e servirà anche, per quanto diceva prima molto giustamente il consigliere Giuliano, per il controllo dei parchi. Per noi è fondamentale, i parchi sono per la maggior parte abbandonati, alcuni sono anche non dotati di illuminazione, penso al parco degli acquedotti via Lemonia, sia sul lato di Statuario sia sul lato del Tuscolano, penso a Parco Romanina, su cui ci siamo impegnati a portare almeno una parte dell'illuminazione in tempi brevi. Questo per dire che stiamo operando in questo senso a 360 gradi nei quadranti
che presentano più difficoltà, è un controllo, come dire, e facilitare anche il controllo da parte della nostra polizia locale per noi è fondamentale. Contiamo con questo, anche noto l'assenso da parte delle forze di opposizione, lì ovviamente c'è un simbolo, ma non è il simbolo che fa la forza di un atto. A mio avviso, io, cioè questo l'ho sempre detto, sono i voti che ci sono in aula, fermo restando che l'atto della firma è anche buona e giusta, e quando per me è stato possibile, per gli atti che io ho scritto, infatti, siamo sempre andati praticamente sempre in quella direzione, però è ovvio che un punto fondamentale è la forza del Consiglio quando poi va a votarlo un atto. Detto questo, io sono molto contento, ringrazio il consigliere Candigliota e la presidente Ariano per aver scritto questo atto e confido che la presidente Lozzi stia già lavorando in merito per portare a compimento quanto detto. Grazie. Bene, non ci sono altre dichiarazioni? Deve fare la dichiarazione di voto? Prego. Sì, grazie. Volevo solo dire, nel utilizzare questo momento, ringrazio il capogruppo, ringrazio i colleghi che hanno usato parole diciamo di intelligenza politica, e vorrei fare una piccola provocazione positiva al fine di rimanere, come si dice, portatori sani di questa idea. Perché non la girate a tutti gli altri municipi? Perché potrebbe essere un inizio, una iniezione di fiducia politica verso quegli strumenti che voi tanto diciamo portate avanti, quindi la bicicletta, quindi le due ruote come mezzo di movimento, e che noi comunque concepiamo come Fratelli d'Italia nella possibilità di avvalersi delle due ruote, ma in questo senso sarebbe un segnale forte che partirebbe da questo municipio verso altri municipi, verso altri consigli e commissioni, verso le altre sedi della polizia locale, che una volta che vedono questa iniziativa potrebbero far scattare proprio una entità operativa in tal senso. No? Quindi un settore dedicato esclusivamente, no, nei vari municipi dove ci sono maggiormente i parchi, le piste ciclabili o dove c'è l'esigenza di. Sarei contento di sentire nei prossimi mesi da parte della vostra maggioranza che avrete sensibilizzato altri municipi in questa linea. Sarebbe una grande soddisfazione, perché significa che abbiamo fatto un lavoro che il fatto di essere rappresentanti istituzionali ci premia e quindi ci fa stare a posto con la coscienza. Abbiamo fatto qualcosa di positivo. Fratelli d'Italia è d'accordo con la mozione. Bene, passiamo alla fase della votazione. No. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 13 voti favorevoli l'atto si intende approvato all'unanimità. Grazie, e chiudiamo il Consiglio alle 16:33.